Lo ringraziamo personalmente. Onorevole Antoniozzi, buongiorno. 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 E auguri pure se in ritardo, onorevole. Comunque sentiti sempre. Buongiorno. Una storia incredibile. Io ho piacere di riferirmi a lei per questo. Certo, già da adesso che sono nel cuore ho questa convinzione che se lei potrà fare qualcosa si spenderà fino all'ultimo per far sì che questo sia possibile. Sì. Di cosa stiamo parlando, Elena? Sì, stiamo parlando di un bambino di 11 anni, Tiziano, che è malato dalla nascita di leucodistrofia. Ha problemi gravissimi, ha bisogno di respiratori, ha bisogno di apparecchiature che necessitano di elettricità. E i signori napoletano sono collocati in una casa che invece quando c'è maltempo spesso e volentieri si allaga, salta l'energia elettrica e quindi sono costretti ad andare via, altrimenti ci sono proprio problemi di sopravvivenza per il piccolo. Sì, io ho ascoltato su YouTube il messaggio che ho ascoltato questa mattina e quindi poi mi sono messo in contatto e ho compreso dal messaggio che c'è questa situazione diciamo abbastanza grave, abitativa, oltre ahimè a una situazione ancora più grave per quanto riguarda il giovane Tiziano. Ecco, io credo di aver capito perché nel messaggio su YouTube si parlava di questa casa che essendo stata costruita a ridosso del Tevere, se non ho capito male, o comunque insomma in una zona con una depressione che, esatto, che di fatto crea problemi di allagamenti. Allora, io però non so dov'è questa casa e mi pare di aver capito che è un alloggio comunale. È esatto, una casa, guardi, glielo può comune. Dire, credo che sia pure in linea la signora Napoletano che la sta sentendo. Bene. Viviana, signora... buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, aspetti Viviana, anche per l'ascolto radiofonico. Innanzitutto buongiorno anche da parte mia, che non la conosco personalmente, ma con affetto sincero la saluto. C'è con noi, e già lo abbiamo ringraziato per la disponibilità, l'onorevole Alfredo Antoniozzi. Quindi lei può parlare direttamente con l'onorevole Antoniozzi, signora Napoletano. Grazie, buongiorno onorevole. Niente, il nostro appartamento si trova a Dragoncello, a Sciglia, praticamente, come zona. Tredicesimo municipio, sì. È appunto del comune di Roma? È del comune, sì, erano alloggi di un ante privato e dal 2003, da quando ci sono stati assegnati, sono del comune di Roma. Ecco, sono oggi la proprietà è del comune, che le risulti, sì. Sì, in gestione alla Romeo, però sono del comune di Roma, in gestione alla Romeo. Ecco, noi non li abbiamo in affitto, li abbiamo in proprietà. Sì, in proprietà del comune di Roma, sì, senz'altro, quello sicuramente. Bene, quindi dal 2004 lei è assegnataria di questa casa. 2003, sì, dal 2003. E ci sono problemi idraulici seri, molto seri. Sì, dal 2004 praticamente la prima volta sempre sotto Natale diciamo abbiamo avuto problemi sia di acque chiare che di acque nere. E purtroppo ogni volta che piove in particolar modo ne risentiamo appunto, ecco, soprattutto per la salute del bambino, perché comunque ad alto rischio proprio idrogeologico come zona, perché stando poi sopra una falda praticamente le pompe non permettono. Ma questo problema riguarda solo lei o riguarda un insieme di famiglie? Guardi, il problema è che sono proprio delle palazzine, diciamo che la nostra è la più bassa ed è quella che ha queste pompe idrovere che dovrebbe mantenere, diciamo, tutte le palazzine in sesto senza questo problema. Purtroppo dall'ultima nubifaraggio che c'è stato del 12, su 7 palazzine, 4 praticamente i piani terra si trovano tutti nelle stesse condizioni. Ho capito. Però diciamo la sua situazione è aggravata dal fatto che il giovane Tiziano ha problemi di salute quindi ha macchinari. Ecco, le posso fare un'altra domanda? Poi naturalmente ringraziamo Radio Yes che ci ha così messo in evidenza, perché guardi, le situazioni
a Roma sono tantissime. Quotidianamente ci occupiamo di trovare soluzioni a persone che non hanno casa, che spesso dormono, ahimè, sotto i ponti, eccetera. Quindi no, io ringrazio Radio Yes, però poi ci dobbiamo sentire, diciamo così, in ufficio per vedere quale soluzione adottare. Allora guardi, onorevole, io veramente mi dispenso della sua generosità. Noi veniamo quanto prima, mettendoci d'accordo con i suoi collaboratori, con la dottoressa Macchiarini, con la stessa signora Napolitano, quanto prima io ho piacere, ed Elena più di me, di far incontrare le parti, perché un conto ascoltare un'intervista, e lei l'ha fatta con l'attenzione dovuta, è un conto, può immaginare con quale anche discrezione, imbarazzo e compostezza ci si lascia ad un documento che sarà pubblico, un conto è una versione dei fatti, un racconto assolutamente privato dello stesso. Ecco, quello che mi occorre sapere è se, siccome ho capito che c'è un problema strutturale, non è un problema che inviando domani una squadra si risolve, magari si può tamponare, ecco, non conosco i fatti, non sono un tecnico, però quindi si tratta di un problema strutturale. Allora, quello che mi viene in mente è di trovare una soluzione, diciamo, per Tiziano, per la famiglia di Tiziano, magari con un cambio di alloggio. Esatto. Ma quello che devo chiedere però è che spesso i cambi alloggio sembrano una soluzione, però devono coniugarsi con le esigenze della famiglia. Tiziano necessita di cure presso una struttura ospedaliera in zona, magari ha un'assistenza dal servizio sociale della zona, cioè un cambio alloggio, questo lo chiedo alla signora Napolitano, può essere una soluzione anche fuori da quella zona o deve rimanere assolutamente in quella zona, perché a volte sono legati le vicende familiari al quartiere per l'assistenza? Ecco, questa è una notizia per me importante, perché bisogna trovare un nuovo alloggio. Bisogna fare un cambio, però va fatto naturalmente nel rispetto delle esigenze della famiglia, perché altrimenti si rischia di combinare magari un guaio. Ecco, questa è una cosa che mi serve di sapere dalla mamma. Guardi, noi abbiamo già fatto una richiesta proprio per iscritto di cambio alloggio. Sì. E abbiamo chiesto naturalmente nel distretto della Roma D, che comprende i tre municipi, tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, proprio perché abbiamo una rete di supporto intorno a Tiziano, che ecco, è appunto l'assistenza, medici, infermieri e naturalmente familiari e amici che ormai da 11 anni naturalmente per quello che possono ci seguono, naturalmente spostandoci in una zona di Roma molto distante ci comporterebbe veramente dei problemi seri. E difatti era la prima cosa a cui ho pensato. Bene, allora io adesso attiverò subito i miei uffici per verificare una possibilità. Di quanti metri quadri è l'alloggio attuale, signora? Dove siamo adesso è 85 metri quadri. Ecco, naturalmente noi comprende balconi, giardino e garage, però leviamo tutto questo perché ho visto, cioè non ci mancherebbe, però l'importante è ecco, avere magari, avendo Tiziano con tutti i suoi macchinari, il passeggino, tutto quanto, una metratura che ci permette di tenerlo anche in casa, non soltanto allettato. Ho capito. Diciamo che questo è un taglio di alloggi di case comunali molto grande, nel senso che poi ritengo che siano quindi case realizzate molti anni fa, perché non è facile trovare alloggi di questa ampiezza, però adesso ci mettiamo subito in movimento. Il cambio alloggi è una pratica complessa, perché bisogna incrociare le esigenze diverse, cioè chi vuole andare in un alloggio lo lascia magari a chi poi subentra nell'altro. Allora, quindi lascio immaginare che la complessità, però c'è una causa grave, quindi ecco onorevole, io una causa grave avrebbe avuto problemi maggiori, questo lo affrontiamo subito e di questo la ringraziamo davvero, e io sono certo, ripeto, che si spenderà con tutte le sue forze. E nel cuore ho anche un bel presentimento che possa essere il bel regalo di Natale, grazie a lei, della città di Roma, per la questa famiglia. Certo. È proverbiale, ma anche conosciuta la sensibilità dell'onorevole Antoniozzi, perché è amico di Radio Yes, lo possiamo dire con affetto. Signora Napolitano, noi con Elena vi sentite in privato, con i collaboratori più stretti dell'onorevole, quindi quanto prima cerchiamo di fissare un incontro. Esatto.
Onorevole, grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio e un augurio alla signora che conoscerò presto. Grazie all'onorevole Alfredo Antoniozzi e grazie alla signora Viviana. Grazie davvero.